Lo so che non dovrei amare la musica, ma non è colpa mia. La musica è nelle mie vene. Miguel è un ragazzino con un sogno, quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la Crisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Diverso eppure familiare, è questo l'effetto che fa Coco. La Pixar si inoltra in un territorio finora inesplorato, eppure ovunque nel film risuona un'aria di famiglia, con echi di Up e Inside Out. Il tema della rimembranza è qui declinato nell'accezione di rievocazione e preso in senso letterale. Mentre durante la festa dei morti il Messico allestisce altari nelle case e illumina i cimiteri per accogliere la visita dei familiari defunti, Miguel compie un percorso che trasforma quella tradizione lontana in qualcosa di reale, personale ed urgente e impone l'importanza del ricordo tra le priorità della vita. Coco non compie solo un lavoro di esplorazione di un'altra cultura, fa anche un'incursione in un territorio misterioso, il post-mortem. In questo senso la continuità con Inside Out è forte ed evidente. Dopo aver fatto i conti con la matassa ingarbugliata delle emozioni, il tempo si è rivelato maturo per guardare con spirito avventuroso nel mistero della mortalità.